Eder. Mac. Pallister. Sono l'ex cameriera del ristorante Don Ciccio che ho Montelliuba. Non capisco di che legge si tratta perché la segnalazione denuncia che ho fatto è messa in archivio. Che razza di legge è? Ci sono prove. Non lascerò una persona simile come Luca. Vincenzo Milione ci fa molto male e non ce l'ho affatto. Voglio la verità fino alla fine. Deve rispondere di quello che ha fatto. Mi minaccia. Ha fatto del male alla mia famiglia. Convinco mio marito a lasciare me e nostra figlia. Quest'uomo è una persona molto cattiva. Voglio che tutti lo sappiano. Scappati da questa persona. Ha fatto qualcosa Luca. Le ho pagato i soldi. Mi ha minacciato che non ho niente e lui ha molti soldi e può fare tutto. Voglio giustizia. Ho assunto un avvocato del Tribunale di Torino. Non permetterò che una persona del genere faccia del male ad altre persone. Deve rispondere. Mio marito ha paura di lui. Non capisco perché entra nel suo telefono personale. Scrive tante parole brutte. Che diritto ha di controllare il telefono di mio marito? È preso dalla paura. A causa della paura che mio marito ha nei suoi confronti quando mangia, mi blocca quando gli è vicino con Luca. Dopodiché mi sblocca. Sono 3 mesi che non capisco la verità. È impossibile che mi lasci così. Visto che ha avuto una relazione come lavoratore e datore di lavoro con questa persona, ha rotto con noi come una famiglia. È la prova che c'è stato un problema personale tra mio marito e Luca. L'ho chiuse in cantina. Sono provi esempi di messaggi vocali che gli ho già inviato a Eder, solo che si parlano in rumeno. Questo capo Luca. Voglio che mio marito, padre, ritorni da nostra figlia e a me. Se non lavora perché resta lì? Non gli ho pagato nulla. Mio marito non ha soldi. Dov'è il diritto perché resta lì senza ricevere le? Ho stipendio perché si approfitta di mio marito? Sono 3 mesi che dice di non avere un soldo, di non averle pagato nulla. Fa dire parole fastidiose perché mio marito glielo porterà. Puttane magre e belle. Sono una balena. Sono grassa. Può solo fare male. Sono stanca di lui, di Luca Vincenzo Milione. Mi chiedo se stia intercettando il telefono personale di mio marito perché mi chiama parolacce sul telefono di suo marito, ride di mio marito con parole cattive e sporche. Cosa ha lui con me e mia figlia? E perché deve obbligare a mio marito per fare parte e lui deve essere contro di noi? Perché questa uomo si mette nella nostra vita? Cosa lui voglia da noi, da me e cosa con la mia figlia? Lui deve guardare prima alla sua figlia, che guarda che ha lasciato la sua moglie con 2 bambini. Non si guarda dalla sua figlia, ma si guarda da mia. Ma cosa lui vuole questa uomo? Perché sono pericolo pubblico, per la verità, per la giustizia? Perché lui ha paura? Lui ha paura perché cosa mi ha fatto a me e lui già trema tutto? Lui deve rispondere perché cosa mi ha fatto, mi ha violato, mi ha fatto male, minaccia, parolacce, mi ha fatto male tra mio marito che lui ha convinto di non tornare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.